Buongiorno amici, oggi 4 giugno, ecco questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, Inter Fantasia, Mkhitaryan, primo colpo dei nerazzurri e il prossimo sarà Dybala, c'è il via libera. Insomma l'Inter si sta muovendo molto bene, molto bene. Passiamo all'altra notizia, giù Milan, Redbird parte con Origi, arriva il diavolo belga, la carta Rebic per Zaniolo. Insomma, non è male Origi, però diciamo, allora il Liverpool non è che tiene tanto spazio, quella formazione non ha tanto spazio, però forse si può mettere in mostra in Serie A. Vediamo le strategie dei bianconeri, Juve un jolly a tutti i costi, Kostic mi piace, Kostic potrebbe essere una bella mossa per Allegri, per diciamo aggiustare il centrocampo. Ricordiamoci che Kostic è un grande crossatore, sa crossare, sa tenere bene la palla, l'abbiamo visto anche in Europa League. Insomma, io penso che Kostic andrebbe bene nel mondo della Juventus. Tanto notizia principale, stasera alle 20:45 a Bologna si gioca la prima partita della Nations League, Italia-Germania. Mancini, qui si rifà l'Italia intera, guida Tonale, rivoluzione azzurra al via, prepara 10 cambi ed è infastidito per il forfeit di Zaccagni e Lazzari. E vabbè, non è che perdiamo così due grandi talenti. Mancini, stai tranquillo, puoi andare avanti con quelli che abbiamo. Vediamo cosa faranno i nostri azzurri stasera. Seconda notizia, l'Inter batte il colpo e adesso tocca a Dybala. Mkhitaryan c'è, primo acquisto importante per l'Inter, Mkhitaryan. Diciamo un giocatore che non è male, però ancora non può essere il top per questa Inter, che diciamo, come stanno parlando molto in grande l'Inter. Staremo a vedere cosa succederà alla fine. Intanto ancora è solo lui, notizie sempre più schiaccianti, Lukaku vede solo l'Inter. Insomma, Lukaku se ne vuole andare. Non gli interessano più i soldi, non gli interessano più 15 milioni di ingaggio netto, bonus inclusi, che il Chelsea garantisce a Lukaku. Lui si vuole dimezzare, ripeto, si vuole dimezzare lo stipendio. Lukaku deve aspettare che il Chelsea ti dia una risposta e finiamo questa telenovela di Lukaku, che mi sa tanto che durerà tutta la stagione. Quarta notizia, il belga atteso per visita e firma, il Milan lo immaginava titolare del futuro, diciamo Origi, diciamo nuovo acquisto del Milan, Origi. Diciamo il Milan, allora c'è da dire una cosa, il Milan fa piccoli acquisti ma molto buoni, se si è visto l'anno scorso, con piccoli acquisti è riuscito a vincere un campionato, anche se diciamo è stato fortunato con la partita Bologna-Inter, Radu che ha regalato 3 punti al Bologna, però il Milan ha fatto sempre diciamo un'ottima stagione, perché alla fine è stato un errore di Radu e il Milan se ne è approfittato. Erano le ultime 5-6 giornate, non c'è niente da dire, è un grande Milan con piccoli giocatori che sembrano piccoli ma stanno crescendo sempre di più. Fatto sta, il prossimo anno si vedrà un bellissimo campionato. Passiamo all'ottava e ultima pagina, corsa, assist, fisico, sì, il serbo può essere il jolly di Allegri. La Juve sta insistendo molto, non si sta parlando ancora di cifre per Kostic, però è molto interessante perché in Bundesliga si mostra tantissimo Kostic. Si spera bene, staremo a vedere.
Questa è l'ultima notizia, ci vediamo al prossimo video.